Quindi conoscete già il gioco? Allora, qui l'avevo già. L'altro giorno avevo già preso tutto. No, no, sì, te lo consiglio. C'è anche una buona fanbase su Twitch. Ogni tanto spawna qualche follower nuovo o i follower attuali già ci hanno giocato, quindi lo seguono volentieri. Lo riseguono volentieri per i feels che provoca. Attenzione. Questo è il secondo capitolo e il terzo in ordine cronologico d'uscita. Now hear this, you fiends! Leave Halloween Town at once, by order of the mayor! Jack, where are you? I'm only an elected official! I can't Il buon handle Jack this by sta myself! pensando alla città del Natale. Jack! Infatti andiamo a finire il libro We're on almeno. it! Ma no, perché mai? Ma quale hai trovato? Perché ci sono varie collection, dovresti prendere quello che si chiama So Far e contiene tutto fino al 3, escluso il 3. Sta su Amazon a poco, dipende se vuoi giocare a PC o da Play però. Dove stanno? Ah, che è esploso? Poi la host è meravigliosa del gioco. Non so se sentite bene, ragazzi, il gioco e la mia voce. Ma è la porta, è la porta che fa tutto sto casino. Ma come ci fa andare? Ok, ancora c'è questo. Non uso il turbo fra un po'. Vai, turbo fusione con Paperino. Qua non toglie assolutamente quasi nulla questo turbo. Se uso le magie forse toglie un po' di più. Mi piace il moveset quando fa le fusioni con i personaggi. Poi toglie pochissimo, quello è il problema. Ritorniamo normale. Salvo di più così. La fusione con Pippo invece toglie una caterva, solo che no, ho tolto Pippo dal party perché sennò non durava nessuno. Massimo attacco intanto per Pippo. Quanti mostri ci stanno? Tanto voglio questo tesoro qui abbandonato. Ancora. Potrei anche ignorarmi. Ah no, questo mi sa che era scritto. Quando fa così vuol dire che devo farlo per forza il combattimento. Come fa Babbo Anachella a rilassarsi con quello che sta succedendo? Ma certo, amici! Ciò di cui ha bisogno Babbo Anachella sono delle guardie del corpo. Oh, Tiftak, bentornato, come stai? Come stai, carissimo? Arriva. Oggi dovevo portare Final Fantasy 8, ma c'è stato un disguido dei miei doppiatori che non sono potuti venire. Quindi va, proseguo felicemente su Kingdom Hearts. Come stai, caro Tif Zaccone? Bentornato. Siete all'altezza del compito? Noi? Sì. Che voce c'aveva Jack Skellington in italiano? Tipo un po' profonda. Chi Renato Zero era? Sicuramente quando canta Renato Zero, sicuramente. Con la vasca con i tre mucciosi. What Caldo, should we sì. bring Pure along qui fa this ancora time? caldo, A caspita. Infatti bucket mo full of caterpillars! accendo la Or something ventilatore even USB. worse! Cioè, non caldo come altre volte, no? Attenzione. Who's that? Who's Some that? old hag! La vecchiaccia. Silence! A witch? Tutti i cattivi si beccano lei. Perhaps you three could be of use to me. Come along, all of you. I'll show you the true meaning of mischief. All right, bodyguards. Christmas Town is this way. The Sì. doorway is in the woods Sono just past the carini graveyard. Bene, bene. Io lo sto molto speedrunnando, nel senso. Oh, vabbè, mi sono beccato col pericolo più. Cioè, lo sto andando molto veloce, non sto facendo cose. Dove devo andare? In paese di. Qui c'è il laboratorio, mi sa già ci sono andato. Sì, ok. Cioè, non sto facendo tutti i segreti e cose varie, sto seguendo la trama principale e basta da bravo noob, insomma. Qua se ci sono cose particolari da fare, mi potete anche consigliare comunque.
I condor sono i condor, sono quelli necessari, ci sono magari. Poi comunque arriva. I condor ormai non ci stanno più. Quando un quarto di Rocket e Fall Guys. Cioè, Fall Guys intanto vorrei pure portarlo. L'altro zi e porta Fall Guys, anche Vavula. Quindi se c'è ancora qualche condor può andarli a seguire. Mi fai qualche SO per favore, Delux. Mi manca Rocket, lo so. Mi fai qualche SO a Vavula e zi per favore. In realtà può fare chiunque, non solo i moderatori. Che dice qua? Cancello è chiuso con la catena, cioè proprio. Non ci vuole. Fai un SO ai Gigale, bravo. Visto che loro portano queste cose. Lo stream. Infatti ho detto fai SO a Tifa, che ho detto. Lo so che non stream, se l'ho detto sbaglio. Ecco Inferno, ecco. Se volete fare un SO fatelo Inferno. Grazie da Lux. Ah, bene, bene. Ci ho messo pure poco Inferno. Sì, ci ho messo molto di più di te. Quindi è stato bravo. Complimenti. Piano piano sistemi tutto. Nessuno ti corre via. Io ancora sto sistemando il canale dopo quasi 2 anni. Quindi non vedo perché devi correre. So che non vedi l'ora di incontrare Babbo Natale, ma io ho un brutto presentimento, proprio come Sally. Anche lui lo chiama Babbo Natale, corretto, però. Ma non ci sono. No, devi farlo a chi è presente. C'era Vavula e Zizi. Non so se ci sono ancora. A più buono. A più lo mettiamo subito al signor Sora. Commentiamo le abilità che poi 4. Quante ne possono. Una marea ne posso mettere. Tutti a Sora. 4 ce n'ho. Ok. Che abilità gli mettiamo al signor Sora? Vabbè, ma se non vengono, gliele fai fare. Quindi la chat. Finale aereo. Un potente colpo di grazia che attacca un nemico in aria. Buonissimo. Attacca. No, tanto le parate non le faccio, io non sono capace a parare, anche su Elden Ring mettevo gli scudi. Al massimo faccio le schivate. I turbo. Turbo cosa? Turbo è quello che sta qui in basso a destra per fare la fusione. Adesso streamare il gioco che mi pare, esatto. Sì, lo so, Infernux è una strategia valida quella che hai usato, lo capisco benissimo. Tom Tom, scappo della cambia la trama, è una canzone che non nuova che non conosco sicuramente. Lo so, lo sai. Che intendevi per i turbo? No, una volta sola ci ho giocato. E me ne sono pentito di portarlo là. Quando Fall Guys c'aveva qualche problema. At first I couldn't believe my eyes. Sì, everything was so fresh and exciting. Anche le skin. Come loro. On, just open it. Just open it. Stai andando in un altro paese. Con la loro canzoncina. Bello è che cambiano le skin in base al paese, cioè nel senso hanno fatto entrambe le skin, hanno mantenuto. Bravo, bravo Infernux, bravo. Così si fa. Pippo X, ciao. Cool. È il nome del nessuno di Pippo, Pippo X. Si aggiunge la X, ah va. Mamma mia paperino, mi hanno storpiato. Pippo ci sta, un poverino, però ci. Beh, però ci sta perché il suo corpo è bianco e piccolo, quindi in effetti ci sta come scelta. In his workshop. Che cosa, Rob? Che è successo? Shall we? Shall we? Shall we? E andiamo? Non pensavo. Ah, sì, sì, l'ho fatto, l'ho fatto. Vabbè, ma finché si guadagna così poco non infastidiranno nessuno, ragazzi. Secondo me, poi ognuno la pensa come vuole. Mi hanno scammato i soldi a voi. Oh, 3 AP. Questo è buono. Attacco. Questo me lo prendo. Elabori, no, se possiamo elaborare qualcosa nella nostra vita.
Sviluppo libero, c'è qualcos'altro. Attenzione, attenzione. Ma non dice quelli che ho già fatto? O forse non ha fatto nessuno di questi materiali. Proviamo un attimo. No, ho sbagliato, devo usare le cose. Acrisio. Aumenta il livello muovuri. Di mezza quantità di materiali richiesti. Poi proviamo, dai. Ora ho guadagnato un livello, puoi usare i materiali umidi. Perfetto. Già finito tutte le cose che potevo fare. Ottimo, non potevo fare nulla, non c'è oggetto, non c'è nulla. Esci lo zio. Esci lo zio. Poi c'è anche in questo gioco, zio Verone. Da domani su YouTube. Roberto, da domani su YouTube addirittura. Comunque mi prendo una pausa dallo stream, devo sistemare alcune cose, faccio le prove di live. Sì, sì, va bene, infatti, sono strategie valide. Tanto ormai quello che ti serviva. Silent Sound, bentornata. Ma dov'è finita? Mi fate un'SO la cara Silencer fuori. Anche se non la vedo streamare, però comunque ho qualche follower in più. Come stai? C'è lo zio, sì. Hanno riscattato, quindi volevo tenere un po' qua. Allora, io ho preso un po' di equipaggiamenti, grazie Delux. Ora dovrei avere qualche cosa in più, tipo. 4 AP addirittura. Sono pieno di. Posso mettere un sacco di abilità adesso. Ok. Armatura. Oh, la crisi c'ha. Quanto c'ha? 3 difese e tutto un sacco di 20%. Buono. Tolgo questo allora. Buono. Ma già che non gli metto niente. A poverino possiamo dargli qualcosina. Cintura master che muore sempre. Vediamo anche questo. Invece a Pippo vediamo quello che è rimasto. Non c'è abbastanza equipaggiamenti per darli a tutti. Oh, Idegone, fate l'SO Idegone per favore. Che controlla sempre i suoi punti. Mi ero sciolta, al sud è venuto 48 gradi. Dove stai tu, Silence? Se non ti ho mai chiesto. Hai fatto bene. Hai pensato più a stare in salute. Qua è di due nella gamma e Taro, è lui, e Taro mi sa che io sono zio vero. Grazie per l'essere di Depone. Come state tutti? Sto un attimo sistemando qui per migliorare le abilità e il team. Paperino può fare altre cose, tipo Thunder. Ok. Questo non posso metterlo. Pippo invece, così possiamo mettere. Gioco di squadra. Scatena l'attacco mio di Pippo e Sora. Interessantissimo. Togliamo uno di questi che sono utili. Se avete consiglio di armi sull'abilità, datemelo pure. Ultima chance. Poi subito un danneggiante rimane con HP. Questo era pure buono, però sono finiti HP. Gioco di squadra. Potrei togliere pure un altro di questi. Chi me lo impedisce, tanto. Defender. Mettiamo questo. Sono in Salento, costa adriatica. Ah, in Salento, come il mio moderatore Blazing. Tra l'altro dovrò venire a fare il mio Taro Puglia Tour. Anche tu sei pugliese, quindi Salento stiamo parlando di Lecce, roba varia, vero? Non voglio fare una stupidaggine. Faccio prima porte chiuse e non mi vedete più in live. Va bene, roba. Come state tutti? A parte il caldo che c'è stato e piano piano un po' se ne sta andando. È ancora tremendo dopo la situazione. Salviamo. L'hai giocato Silent Sound a Kingdom Hearts? Che molti non l'hanno giocato, sono contento che io lo faccio vedere. E penso che è anche molto streamabile come gioco. Mi vengono a prendere. Quindi se Lecce vuole Salento, ok, alto e medio basso, provincia di Lecce, perfetto. Io ancora non ci sono stato, nonostante una moglie pugliese, ancora non ci sono stato nel Salento. Ma appena mi procuro una macchina decente per viaggiare, ci verrò. E il buon Alemar che torna intanto. Come stai, caro Alemar? No. Da parte dei nostri gigaloni, fratello di Roberto. Gravissimo, è vero. Ma come poi ci metteremo d'accordo tra te e Blazing. Ricordiamo le tappe fuori. La prima Foggia, Bari, Taranto, Salento, penso più o meno le tappe. Anche se a Bari non so chi mi è rimasto dei follower. C'era qualcuno nuovo oltre il Mood. C'era qualcun altro che ora non ricordo che sta a Bari. C'era Sensono senza nome, che per lui però è sparito. Back off.
Questi hanno rotto. A girare, che fa questo che gira? Ci dimostra, come va? Caricherai FC. Ma quale intendo? Aspetta, quello del gioco per mobile. Boh, può essere che lo provo, sì. Quando esce, Tiff? Può essere che lo provo, Maria. Se è pure streamabile per caso, non lo so. Dovrei avere qualcosa per il cellulare. Quando esce? Sì, sì, lo so che non sono Salento, però fa parte del Puglia Tour che devo fare. Oddio, zio. Infatti è il Puglia Tour. Ah, è uscito ieri? Mi devo informare allora. Grazie, me l'hai detto. Sì, lo so che so è differente completamente. Vuoi andare via dalla Puglia, Rob? Questo stai dicendo? Non dovrebbe esserci la canzone fa tipo cos'è? Cos'è? Ma che colore è? Cos'è? Quel bianco intorno a me? Quello dovrebbe essere la canzone. Invece è una canzone festosa qualunque. La Moldaunia, ma che è? Ma chi è la Moldaunia? Ma devo avere un qualcosa per streamarlo da mobile, perché non c'è per PC quel gioco. Non c'ho. Non so se c'ho il giusto adattatore, lo compravo che cavolo. Devo vedere un attimo. La unia, letto malissimo. Comunque Molise più provincia di Foggia è Daunia. Moldaunia. Well, hello everyone. Così si dice. Ecco Babbo Nagele. Non lo so perché fanno dei controlli per su Infernux, però Sora, dopo poche ore la provano, mi pare. Sora. Per evitare che qualcuno metta qualcosa di sconcio, forse. Lo so che devo condividerlo. List, Sora, devo vedere come. Told everyone you did not believe in Santa Claus. Lurk presente, grazie Auro, sempre gentile. Fate un SO al buon Auro, per favore. Lo andiamo a trovare per la sua gentilezza. Grazie caro. Ed è fatta, sì, è fatta. Devo un attimo studiarmela questa condivisione. Am I on your list too by any chance? Non lo so. It's me, Jack. Jack Skellington? Albanento. Va bene. What sort of trouble did you bring this time? This time? SO ad Auro, per favore. It's a long story. Se qualcuno mi sta ascoltando in questa chat. Non so, giusta non funziona bene, si consiglia di usarlo. Se me qua già sta c'entra qualcosa. Perdonami Auro. Anche a Nabu, per favore, un SO. E ciao a tutta la chat, purtroppo devo lasciare il lurk, non posso fermarmi. Vabbè, ti ringrazio sempre per il lurk. Anche grazie Tiff, lo puoi fare anche a Nabu se vuoi, visto che se ti piace ci hai preso gusto. Anche al buon Nabone. Ti portiamo a fare in inverno, vedi la neve, se meglio d'estate. Va bene, poi mi dici meglio in che consiste. Ad Aunia. Prosciutto di Caveto. Vado pazzo del prosciutto, cioè lo mangio però non ci verrei apposta per la fabbrica di là. Il sovraccarico di richieste, la fabbrica di giocattoli deve stare in funzione 24 ore su 24. Questo è perché ho fatto tante richieste per il mio moderatore, grazie Nabone, grazie Nabone. Grazie di il caciocavallo impiccato con miele. A me no, i formaggi stagionati non mi piacciono, però di dieta li mangio. Non voglio il caciocavallo io, ma se vuoi di dieta pure quello, a me proprio non mi fate contento. Non sapete che non amo il formaggio, cioè non tipo la mozzarella, tipo lo stagionato del pizza. La mia mozzarella, provo, la mangio sulla pizza. Perdonatemi, se dico eresie per i pugliesi.
Who's there? Busted! Busted! Questa scappa sempre quell'altro. Sì, proprio dei disgraziati. Ladri. Vandali. It's Lock, Shock, vado, vado e prendo i vandali. Eccolo, eccolo che arriva il grandissimo. Ragazzi, mi fate un grande RCO al buon Ryan, per favore. Un altro pugliese, c'era cioè, dato, ragazzi. Mr. Claus, I wanted to talk to you about Christmas first. It'll have to wait. Sei un po' basso di voce, eh? Sono un po' basso di voce. Grazie, Degone. Mi sentite basso? Grazie per l'SO. Allora, ascoltatemi. Che bel Titanic Flute. Allora, mi è andato a seguire il buon Ryan. L'ho conosciuto stamattina e stava su Baldur's Gate. E anche lui pugliese. E anche lui in provincia di Taranto. Ha fatto le mie stesse scuole superiori. Ciao, ciao Misaki. L'unico che mi chiama Misaki, tra l'altro, oltre Cago e Scappo. Siete tutti taro. Come stai, buon Ryan? Andiamo a seguire anche i quattro amici in live. Seguitevi, dai, Ideki, Vapula, Ryan, quattro amici in live, Silent Sound, unisciti pure tu Tiff, sei quasi tutti streamer tranne Tiff, i Gigale che sono pugliesi, seguitevi, con il buon Ryan, sono quasi tutti pugliesi qua Ryan, quasi, non tutti, tutto bene, ci ho appena raidato il buon Ryan, quindi seguitevi, fatemi fare bella figura ragazzi, seguitevi tra di voi, ecco Roberto che è foggiano, invece Silent Sound è salentina, i quattro amici in live non mi ricordo, l'ha detto 8 volte, però non mi ricordo più, mi sembra Nord Piemonte, però non vorrei dire una stupidaggine. È un altro pugliese, un altro fan di Baldur's Gate 3. Io ho streamato la EA, che è? Cos'è la EA? Electronic Arts. Baldur's Gate lo sto portando anch'io, cara Silent Sound, lo sai, sabato e domenica mattina. Ciao, ciao Ryan, grazie per avermi fatto il ride. Hai fatto veramente... Ah, Early Access, ok. Kingdom Hearts l'hai giocato, mi hai detto, sì. Sì, l'hai giocato. Alright, Seguitevi, mi raccomando. Il Titanic Flute di Ideki non l'ho capito. Ma mi sentite bene? Che diceva che è un po' basso di voce il buon Tiff. No, è un bel gioco veramente. Ho già un sacco. Costo più tempo su Twitch e non dormo più poi. Infatti. No, infatti non fare live se non c'è tempo, Tiff. Per carità. Queste ore lo potrebbero condurre dalle tre bestie. Mi sente bene, ok Tiff, mi sente bene, ma ho aumentato un pochino, l'ammetto. Non sapevo, Taro, sono appena tornato in giro su Twitch. Sì, infatti perché oggi sei tornata e la sto portando, piano piano. Che figo, sì, bene, tutto bene. Ma sentite bene anche l'audio del gioco? Oh, è basso. Dai, bravi, aiutiamoci ragazzi, mi raccomando. Poi Ryan è molto simpatico. Mi sono fermato da lui stamattina e veramente... un bravo ragazzo, come quelli del Taro Team, ovviamente. Lo può fosciare in che senso? Ah, mangiare, dici. Ok, grazie Ryan per il feedback. Brava Silence. Anche Silence stream, anche se sta penso un po' in pausa e stiva. Ecco, vedi, quattro amici bravi. Il Gigale. Fate vedere anche il Gigale. Le orme sono spedite quasi del tutto, risalgono a molto tempo fa. Ma in realtà non ho capito perché sono uscito fuori, devo andare a seguire quelli, ho capito, sì. Ok, forse parla qui, parla lì. Siamo stati poco nel paese del mondo. Sono scappati verso la città di Halloween. Queste sono davvero delle strane orme. Potevano essere a piedi nudi? Non lo so, come stavo messi questi. Non possiamo perderli di vista con queste orme tanto visibili. Ma potrebbe essere una trappola. Teniamoci pronti a qualsiasi evenienza. Babbo Nakele non ci parlerà finché non avremo preso quei ragazzini. Dobbiamo prenderli e portarli da lui. Vabbè. Grande doppiaggio. Gelato time intanto per Tiff. Ah, Roberto, i Gigale vanno su YouTube alla fine. A dopo. Devo dire che vedere la neve dà quell'effetto rinfrescante che serve, è vero? 28 gradi. Addirittura 33, più giorni di mare per me, esatto. Vediamo il lato positivo, Donald, mi hai detto che non cura chi deve, esatto. Infatti ogni volta che cura dico, che è successo? Devo dire che cura più del previsto rispetto a quello che ricordavo, forse l'hanno tarato per Taro Misaki, in modo ottimale.
Io ho tolto anche un po' di magie, quindi sarà per quello. La più probabilità di cambiare. Okay. Bella musichetta. Com'è andata la live, Ryan, su Baldur's Gate? Dove sei arrivato? Non mi ricordo mai detto che cura Goofy appena perde una capina. Appena perde una capina. Te lo ricordi così? Prima la vendetta e poi il piacere, giusto? Da insegnare io a tutti i bambini che giocano a questo gioco. Vendetta magnificamente malevola. Bau Bau, come si chiama in originale Bau Bau? Non penso che... Woof Woof, no? Ah, Boogie Woogie, ha detto ora, ma hai risposto, il Boogie Woogie. Che è l'uomo nero, tipo Boogie Woogie, no? How intriguing. Cosa del genere. Might I find him? Jack and his dumb stupid friends destroyed him. Ah, yes. Now ah, abbiamo distrutto, è vero. Lo so, Rob, se mi piace. I believe I'll bring your master back for you. Io sto. Il mio è Halfling Hobbit Ladro. Con la faccia di Sambise Genji, tra l'altro. Senza volere. Oddio. Hai quattro amici, pure tu l'Halfling Ladro hai fatto? Dillo che hai preso da me. Sei un grande influencer. Buona cina, quindi. Esatto. Mezzo elfo bardo, l'ho visto stamattina. Sono contento ogni tanto che vado, non sempre, quando sono particolarmente magari tranquillo al lavoro, faccio un giro per vedere se nelle categorie che sto giocando c'è qualche streamer nuovo. Sono contento che ho beccato Ryan. Ma non, ma ormai è raro trovare degli streamer simpatici. Lo stavo dicendo anche a lui. Alcuni ovviamente c'hanno già con 10 follower, c'hanno già puzza sotto al naso. Si dici, oh, e poi ci ricontattiamo. Vieni anche tu nel mio canale, ti presento la community. No, no, non c'ho bisogno. Contento tu. Perché pensano magari che sei uno che se ne approfitta per avere più follower. Però in realtà c'è la vera, c'è veramente la volontà di crescere insieme. Gli altri tre, c'è un nano, non ricordo la classe. Poi abbiamo un draw e un Gitti anche. Ah, perché siete quattro tutti umani che giocate. Bello. Il nano pure ci sta bene. La draw e Gitti. E a me Gitti anche mi piace, che quelli verdi, Gitti anche, a me piace. Non li vedo volentieri. La tomba di zero, forse zero tombo qui di solito. Sì. È vero, Ryan, guarda, però ha fatto pure tu un giretto perché certa gente. Sì, sono proprio. Nell'Aliace si è giocato una draw warlock, ora sto giocando un mezz'orco. Il mezz'orco è carino pure. Paladino della vendetta. Paladino della vendetta. Della vendetta che si intende? Ma dove devo andare esattamente? Skip un attimo i mostri perché devo capire dove sto andando. Forse ho sbagliato direzione. Infatti non è qua. Ma c'è il sindaco però qui. Cerchi quei ragazzini? Li ho visti nel cimitero. Sosso fangoso e... ah, le orme. Vai, salviamo un attimo e stiamo qua. Un certo Taro Misaki, cosa? 99 scimmie soltanto sul letto? Che cosa, roba? Cosa fa Taro Misaki? Andiamo al cimitero. È di qua. Il cimitero vuole bare. Di qua sono andati, ecco, no, ma lo bello che l'ho pure guardate. Eccolo. Ah, è ricicciato il Bau Bau, non era morto. È il primo. Sconfitto per lui. Mi sento insettivamente bene. Ha revitalizzato Malefica. You're too much. I'll never forget what they did to me. What was it they cosa did mi hanno fatto? Squashed you like a bug. Non voglio intero mai cosa bad. Mi hanno fatto. Cosa mi hanno fatto? Even worse. They creamed you. That's right.
That's right. That's one thing I won't be forgetting anytime soon. It's the last thing I remember, and it's the only thing I'll remember until I teach those clowns not to mess with Mr. Oogie Boogie. Al paladino meno Knight Shiny Armor tra tutti, ok. Il tuo giuramento ti permette di fare infrazione al codice in vista di un bene più grande, ok. Devi eradicare il male più grande a qualsiasi costo, quindi è molto ok. 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 That's right. Quindi ogni fine giustifica i mezzi, insomma. I have the perfect plan already in mind. Beh, no, non mi offendo perché il personaggio è quello, però insomma. Have you ever heard of Christmas? Perché usare un nome falso? Tom Beck. Se ti piace di più, vabbè. Ma non sei l'unico che mi chiama Tom. Bentornato, Yema. Come stai? It seems he needs more time to recover. Pensa a me, si è abbandonato. You three, stay here and keep Sora and the others occupied. Tutto bene, caro, tutto bene. Cioè, da quando in qua è tutta questa confidenza, Rob? Da quando? There they are. Sì, è vero, italianizzava tutto. Ma no, fanno nel nuovo, è vero, nel nuovo doppiaggio hanno lasciato i nomi veri. Tanto ormai i nomi veri si possono sentire. Prima invece detto, sentivano due cose in giapponese e gli italiani sentivano male. Invece ora col fatto che i manga sono così. Questo infatti è un boss, senza volere siamo arrivati in boss intanto. Mi ando scherzando. Cioè, Wakabayashi lo posso perché capire. Wakabayashi e Wakashimasu, infatti. Kojiro Yuga. Che racconti, Yema? Sta per iniziare la scuola. Oh, che fa? Si sta ingoiando. Si è mangiato uno. Aia. E un 15. Buongiorno Samugos, infatti adesso al caro Samugos, sta triangolo, non so cos'era. Sto bene. Ah, devi scappare, gli altri amici, grazie per la compagnia e buona serata. Samugos, cioè abbiamo un nuovo amico streamer, se vi volete seguire a vicenda, potete farlo adesso. Deve farlo anche voi adesso, è libero qui, per forza il moderatore. Il buon Ryan, che non so un secondino, ecco, che ti sto pubblicizzando, caro. Vabbè, per un secondino va bene. Quindi se buon taro meriggio, arrivano gli streamer proprio a fiotte in questo canale. Anche Nick stream, seguitevi, Silent Sound, Ryan, quattro amici, Sam, Nick. Seguitevi. Quindi se capisci se hai dato questa parola a un blanco piantone potrei lì senza diventare cos'è Oathbreaker? Oathbreaker è chi rompe il giuramento, immagino. Come va Nick? Tanto io facendo XXX ho sconfitto. Passo flash, ipercura. Vediamo un attimo stabilità. Non mi ricordo proprio passo flash. È stato divertente. Andiamo a vedere se Babao è pronto. Buon taro meriggio. No, nuova parola coniata. Boogie Woogie. Babao. Non è quello che ha provato a prendere il controllo della città di Halloween tempo fa e che abbiamo sconfitto, aggiungo pure. Esatto, amici, spero che siate pronti per guai seri. Asfaltato da lavori. Oggi sono stato in smart working, quindi sono abbastanza fresco rispetto al solito. Ho fatto anche una mezz'oretta di sonno tattico. Non ne abbiamo già abbastanza di guai? Taro meriggio è bellissimo, se vi piace. Taro meriggio. Quelli che ha rotto il giuramento, ok. Non c'ha problemi, quindi il paladino della vendetta su queste cose, perfetto. Hello. Dicevo, ci sono nuovi streamer da followare qui. Carissimi, non so se vi conoscete già tutti. Siete tutti streamer quelli che state scrivendo in questo specifico. Si è perso Bobo Nagale. Mi dove va da solo questo? Che sempre guai se becca.
Non so. Oh, this is utter foolishness. I should be getting ready for Christmas. Is that you, Mr. Santa Claus? Ah, beh, beccato lei, dai. Yes, but please call me Santa Claus. The beginning. Non immagino il resto, se questa è beginning. Tuo Babbo Nachele in questo gioco e nell'opera originale Babbo Natale lo chiamano Babbo Nachele. Well, I am behind on my preparations. All right, tell Jack I'll be waiting for him. Ecco, fa, torna a casa. He had something to say to me about Christmas. But that's just it. Please go home and lock the door. And if Jack knocks, don't open it. Okay. A non aprire, addirittura. Sa di non aprire a Jack, poraccio. There. The large one in red. All I gotta do is kidnap him? That's right. That's right. Lock him up at once. Then begin destroying Christmas Town. That's sure to make Sora and the other fools come running. And then they're all mine! Questa saga, mi spiace, non stream in più, immagino per lavoro, per il tempo. E benvenuto caro Mastered, benvenuto veramente, anzi che hai cercato Kingdom Hearts vuol dire sei una brava persona. Lo stanno, ultimamente qualcuno lo sta riportando, anche perché sto facendo molta pubblicità io sul gioco. L'hanno iniziato almeno 2-3 streamer amici. Però nuovi streamer che non conosco è difficile ultimamente su Kingdom Hearts. Credo proprio non abbia imparato la lezione della volta scorsa. Spero ti godi. Io sono un po' noob, l'ho già giocati tutti, però non sono un hardcore nei videogiochi. Spero che te lo godrai anche con me, caro. Ti devo chiamare Mastered perché abbiamo già un sin. E se poi viene sin, chi mi riferisco? Però se vuoi essere chiamato sin, ti chiamo sin lo stesso. Ok, andiamo.
Li hai giocati tutti, Kingdom Hearts, sì. Massima magia per Jack. Però in realtà io volevo mettere le abilità nuove. Era questa musculetta felice mentre fa strani esperimenti su Babbo Nachele. Bravi, bravi. New catch. Può essere, succederà, No, ma lo sai qual è il fatto, Nick? Quando vado da altri e vedo i miei follower da altri, dico, ah, che bello, ti sono followati. Però lo streamer non ricorda che l'ha followato da me. Quindi manco c'ho sta goduria di l'ho dato io, no? Ho detto, ma siete conosciuti da me? Ah, boh, non ricordo. Ma come? L'unica cosa bella di cui potevo vantarmi, a volte sono scherzo. Intanto questa che sta a fare paura. Oddio, ecco. Cioè, che è successo? Chi è dato la spinta? Ah, attenzione, tradisce malefica. Io ho ricominciato Kingdom Hearts 1 e sto iniziando per la prima volta Xenoblade Chronicles in parallelo addirittura. Io sto giocando Final Fantasy 8 in live, che immagino conosci. Mi manca il 3 per Kingdom Hearts, per quello ho ricominciato. Ok, ma farei prima di me, prima che lo porto io avrei già giocato tutto. L'ho giocato comunque Kingdom Hearts 3. L'hai comprato, non c'è credo roba. E niente. Merito il follow per questo. Però sì, sì, sto portando una fantasia. Ecco, lo sapevo. Quello è niente, era per dire, ormai è fatta. Grandi amici forever. Mandami la foto perché non c'è credo. Ti sei comprato Kingdom Hearts 3. Ne hai giocato manco gli altri. Grazie per il follow, Master. Ed è benvenuto nel Taro Team. Spero ti troverai bene. Tra l'altro lo sto portando, che ce lo stiamo doppiando tutto insieme ad altri. Meno male che allora oggi non ho portato Final Fantasy 8, perché mi è mancato l'ultimo doppiatore all'ultimo. Quindi siamo conosciuti. Sono contento di ciò. Ok. Io lo ricordo sempre perché sei uno dei pochi che di fronte questa fraternanza non promuove studi. Aspetta. Pochi che di fronte questa fraternanza diffonde questa fraternanza e non promuove stupide sfide sterili. Vabbè, chi è che promuove stupide sfide sterili? No, vabbè, ma ci stanno altri, comunque che conosco, che so così. Ne conoscerai altri che fanno seguire tutti. Io tanto, cioè faccio quasi una live al giorno, ma sempre piccole, quindi non c'ho motivo di avere anche contrasti con altri streamer. Non ci possiamo, come si dice, la mia parola i piedi la parola sui piedi mettere i piedi, come si dice, calpestare i piedi a vicenda, ecco, manco se volessi, insomma, pestare i piedi. Grazie Ryan, non so perché a me veniva, vabbè. Ti metto top 10, sì, ti metto in picture e faccio qualche quest su Magic Arena. Io giocavo a Yu-Gi-Oh, non ho mai giocato a Magic. In picture, che vuol dire? in super finestra. Comunque, Shabu, la pronuncia del nome. Molti a primo impatto mi chiamano Master Edsin. Ah, ce l'ho fatta. Vabbè, che Sin è una parola comunque che nomino spesso. Che mi fa ridere e piange a intervalli alterni. Master Edsin. Perché in effetti sì, uno dovrebbe pensare anche quello. Come ti posso chiamare? Come preferisci essere chiamato tu? Come diminutivo? Ricordiamo le live di Yu-Gi-Oh! Sì, sono finite. Le live di Yu-Gi-Oh! Ricordiamo i tantissimi follower che non è rimasto manco uno, questo lo ricordiamo. Come Minecraft e Rocket League quasi. Solo Blazing è rimasto in Rocket League. Pura voglia di condivisione reciproca. La cosa più bella del live, a mio avviso, tanto il cappello d'aro. Sì, ma il fatto è che non capiscono anche la potenzialità della cosa. Nel senso che se tu sei amorevole con gli altri streamer, comunque bene o male, poi ti vengono anche loro a passare al di là che poi... allora, cioè, ci sono i contro, che comunque per me non è un problema. Che anche se tu presenti altri streamer, magari più bravi di te, poi vanno più da loro che da te, ed è successo. Però se quegli streamer sono veramente validi, ti fa pure piacere. Cioè, non è un problema, insomma. Non devi essere geloso della community, anche perché si avverte se tu sei geloso, se c'hai problemi con quelli che spammano. E la gente ve lo vede... Non fai una bella figura, secondo me, quelli che sono gelosi. Infatti, quando vado da quelli che sono gelosoni, pochi, fortunatamente, ti passa la voglia già di stargli vicino.
come vuoi. Allora ti chiamerò Mastered. Perché Sin mi è difficile, perché c'è già un altro follower che si chiama proprio Sin. Ragazzi, una piattaforma che ha più streamer che pubblico, esatto, con meno dell'1% dei top streamer che si becca di 60% del pubblico disponibile, ma che vuol dire fa? Farsi la guerra davvero assurda, esatto. Tanto ci troviamo dappertutto tutti qua. Il PIP sarebbe una finestra a picture in picture e sta sopra tutto. Ok, grazie, che sta sopra tutto. Solo io sono rimasto, tu da Fall Guys Rob, sei rimasto. Gioca Rocket League, ci ho giocato anch'io per un periodo, ho fatto tantissimi follower. Però alla fine, se tu vuoi portare giochi avventurosi, quindi di Rocket League, vogliono solo Rocket League. Mi è rimasto solo uno che è diventato un moderatore. Però che è l'eccezione a confermare quella, anche Minecraft è stessa cosa. Quindi faccio cose tipo Mastered, Sin. Mi ha followato su Kingdom Hearts, ma so che gli piacerà anche Final Fantasy 8. Potenzialmente potrebbe piacergli anche Baldur's Gate, perché alla fine è avventuroso e a turni. Quindi preferisco fare i follower così, che so sicuro che rimangono. Anzi, Silent Sound è uno dei pochi di Elden Ring stesso che mi è rimasto, perché chi ha visti più quelli di Elden Ring, nonostante è un gioco che comunque ci potrebbe anche starci essendo un RPG, un GDR, quindi capisci? Ah, è la stessa cosa, forse GDR RPG. È l'inglese, l'italiano è GDR. È il modo nel quale sto conoscendo il nome, ok, perfetto. Che dice Delux? Solo roba è rimasto il vero capitano di Skett. Anche Delux è rimasto, diciamo. Baldur's Gate, ti piace Master? Te lo porto sabato e domenica. È proprio il follower per eccellenza come contenuto. Che brutta sta gente, sì. Tutti che hanno paura di perdere una sub, regà. Lo sai qual è il fatto? Quelli che hanno paura è perché ci vivono dei Twitch, quindi hanno paura, no? A perdere la loro fonte di guadagno, tra virgolette. Però io che già lavoro e lo faccio per hobby, ma non mi importa a me. Se magari ti dispiace se qualche follower non lo becchi più e va da altri, magari ci hai fatto amicizia, cioè almeno io ci avevo fatto amicizia, lui non lo so. Però vabbè, ma ne trovi altri. Anzi, che io ormai c'ho tanti di voi che vengono spesso, quindi ormai devo dire che la mia community ce l'ho, me posso lamentare, ecco. Non mi faccio più sti problemi. C'ho tanti moderatori che mi vengono a trovare, c'ho 12 moderatori che si alternano da soli senza fare orari e tutto. Ora vi leggo, scusate se sto andando un po' di chiacchiere oggi. Allora, tanto non siete qui per il gioco. Si scanna per 20 centesimi, figurati, il mondo è bello perché è vario, io ho un lavoro, non lo faccio questo, esatto, quando abbiamo sta cosa del lavoro, abbiamo già il lavoro, non abbiamo pure i deghi stesso, per esempio, non ci facciamo questi problemi. Quindi, quando vedo questi gesti, mi piace, l'apprezzo perché il mio unico scopo è la condivisione, perfetto Nick. Io non ci ho mai, quando ho cominciato a streamare, non ci ho pensato a questa cosa della condivisione, mi è venuto abbastanza naturale. Io sono stato un giocatore di Yu-Gi-Oh! Per 2 giorni, bravo Rob, non ricordo che hai mollato tutto arrabbiato. Rocket è in contrasto con sta roba sicuramente, esatto. Sono giochi monotematici purtroppo. Devo comprare crocchette e gattini, va bene Sam, non ti preoccupare. Ti aspettiamo. Io Elden Ring non l'ho mai portato, sono su Mac. Ho portato però live di talk su D&D. Beh, Baldur's Gate ci sta tanto su D&D. Io come gioco tappa buchi Rocket, ora c'è Baldur's Gate, quindi niente. Baldur's Gate ha preso tutte le live della vita. Oddio. Ammazza, hai spinto nei dado, perché? Ma perché fa, gli ha dato sta spinta così poco cavaliere il Bob? Oh. Che assurdo. Ciao ragazzi, non ormai vorrei perdere sub. Perché Delux le chiede, fa appena gli altri utenti per farsele giftare. Ha fatto tutte quante giftare, tutte quelle che ha. Non ho mai giocato quello, ma segui un altro, lo trovo molto importante. Elden Ring, intendi? O Baldur's? La mia guerra è solo con quelli di Twitch, non quelli altri streamer. Vattene, mamma. Che faccia Sally? Non mi voglio perdere troppo sto video, voglio capire che sta combinando questo Bao Bao. Ah, la famosa strategia della gamba. Oh, di gatti, Sam, ammazza Sally, ho tanti da curare. Ma no, io non c'ho animali domestici, ho avuto solo pesci rossi. Ho ancora il lutto per loro. Ammazza che nomi. Pitu è da Hunter per Hunter, spero, Pitu. Pitu è proprio Hunter per Hunter, raga. Barry, Bunny, Moccino. Rotolatino l'hai chiamato uno. Ma come fai? Lo chiami Roto, lo chiami. Pitu è quello di Hunter per Hunter, per forza. Raga, Hunter per Hunter, miglior opera della terra, Samu. Miglior manga in circolazione, consiglio a tutti Hunter per Hunter. Per me è il best manga.
Posso superare. L'ho visto più volte di Capitan Tsubasa, forse lo ammetto. E questo è tipo un immobile nazionale, ma chi? Perché roba? Sono dolcissimi. Tre ufficiali, per tutti quelli che mi manda la contrada. Sei abituali, più vari eventuali. Abito in campagna, ok, ci sta allora. I Baldurs, ok. Allora spero ti piacerà la mia run, Master, se mi riesci ancora a trovare. E benvenuti, benvenuti, benvenuti a Blaster, che mi salva sempre. SO Blaster, per favore, grazie, bello. No, non ci ho mai creduto manco da piccolo. I miei mi hanno insegnato a credere a Babbo Natale. Ero un bambino triste. No, i miei non mi hanno mai... Cioè io fin da ragazzino già sapevo che non esisteva Babbo Natale. Ciao Blaster, grazie per il ride. Come va? Andate a seguire il caro Blaster, lui vi ricambia i follow. Mi raccomando, andate tutti quanti a trovare il buon Blaster. Usa i regali per far cadere Babbo da montacarichi. Bene, bene, va molto bene. Quindi solo hai giocato Blaster, non ricordo. I regali per far cadere... Scusate, devo far cadere... Devo far cadere il Bau Bau? Quei regali? Aia! Aspettate. I miei appiccicatti li chiamo. Che stiamo parlando di gatti e di Hunter per Hunter. Oltre ai Minimax. Vado in giro al codazzo, se mi siedono tutti addosso e tutti si vanno a crezzare carini, sì, ti andano dietro i gatti mentre vengo in giro, figo. Anteriormente è molto bello, sicuro, figo. Ma tu, Master, avevo un nuovo follower, devi sapere, Blaster, che è Master Ed Sin. Ogni cosa che nomino gli piace, quindi è proprio il follower perfetto, un po' come Disc. Yu Yu Hakusho, stesso odore, sì. Ah, preferivi Yu Yu Hakusho? Mi è piaciuto, però Anteriormente secondo me sta un gradino sopra. Secondo me anche come strategia, come lord del... anche come lord, insomma. Non ho mai giocato a Kingdom Hearts, dovresti portarlo. Che è molto bello. Oltre verrebbero tutti quanti quelli del mio canale a vedere. Capolavori, lo so, ma non tu... ma ormai sono pochi quelli che conoscono questi capolavori, non sarebbe, non te pensare. È tipo il secondo follow da quando ho ricominciato Kingdom Hearts. Ho beccato un altro utente che tra l'altro vuole diventare il mio moderatore. Ragazzo di 14 anni e conosce Steve. Tipo ragazzo di 14 anni e conosce Steve. Il buon disco che spero arriverà. Perché... E tu, Sin, quanti anni hai, Mastered? E da dove ci iscrivi? In teoria è arrivato insieme a Pitu, da una cucciolata. Erano Pitu, Puff e Yubi. Fino hanno fatto le guardie, le altre guardie delle formigliere, sono. Fiorentina Renven. Ah, ok. Tu sei la Fiorentina, Rob. Va bene, Blaster, ti ringrazio per il ride, come sempre. Grazie ancora. Oh, questo coso mi sta venendo addosso. Che devo fare questo? Devo far cadere il Bau Bau, cosa che facciamo tutto tranne far cadere il Bau Bau. Lanciando gli sti regali. Grazie, Blaster. Yubi è rotolatina, un puff l'abbiamo dato in adozione. Vabbè, io lascio tutte le guardie reali. Dai, forse distruggi. Abbiamo andato in là, mo. Qua c'è andato in là che... Ah, sarei sorpreso dagli altri, sì. Cioè, Yubi era un nome... Cioè, perché l'hai cambiato in rotolatino? Un nome ancora più complicato di Yubi, però... stanno i regali da lanciare a quello 20 anni poi da più posizioni che sei pendolare, che senso più posizioni hai, più posti da due iscritti o più dispositivi. Ah, a sinistra. Ah, ecco che devo fare. Devo andare a destra allora, sbagliato. Come faccio? Ecco qua al centro, poi andare a destra però. Devo aspettare che i quadrati siano colorati nello stesso modo blu, quello al centro e quello a destra, mi sa. Amo i nomi. Ho avuto un patatrack, patatino per gli amici, momenti di dolcezza, che mi si infilò nella padella del ragout. Poco prima che arrivassero gli ospiti, dopo il suo passaggio c'era ragout comunque sul soffitto di piastrelle, sulle orecchiette, appena fatte messe a seccare. Non ho capito. La padella del ragù? Cioè, non ho capito, il gatto è andato a finire una padella di ragù e ha fatto una brutta fine, non ho capito. Eh sì, no, l'ho capito dopo, ragù, sì.
Sì, sì, manda le foto dove fare, le treccine. Ok, sono riuscito ad andare di qua. Togashi lo adoro per tutte le sue opere. Sì, sì, ma anche Level E non è malvagio, un esperimento, diciamo, quell'opera. Però, raga, Hunter Hunter è il genio del male. Poi ha aperto una mega saga, quella che ancora deve uscire l'anime, ma uscirà. Una saga che finisce più del mondo, raga. Oh. Cioè, non è un genio lui. Vabbè che si dia delle pause da 3 anni l'una, però... Dai, dai, dal... Wow, corri. Non credo che fine ha fatto Ragu, Patatrack. Una brutta fine, perché, non so. O l'hai salvato dal Ragu Silence. Devo andare al centro, di nuovo. Corri, corri, no! No, sto a morire, oh. Oh, urate. Rispetto paperino, qua. Ho preso. Ma vuoi andare qui? Mamma mia. Ok, ce l'ho fatta proprio. Il gatto è andato a mangiarsi la cua. Appena fatto l'esperienza padella, quando ho scoperto ha fatto un salto, ha fatto carambolare la pentola, ha schizzato ovunque. Perfetto, andava a mangiarsi la cua. Non sapevo che i gatti mangiassero il ragù. 4 gatti in padella, esatto. Di fatto, mi date 5 moderatori 50 punti a Samu Costo per la battuta dei 4 gatti in padella. Non perché le voglio velocizzare il sviluppaggio, no. Il mio Eren, che immagino sia l'attacco dei giganti, invece si brucia i baffi del fornello mentre cucino. Povero, sì, infatti. Quindi tu sai cucinare, cara Silence. Cucini. Io adesso mi sto giocando un po' ai fornelli ultimamente. Olivetta gli sto dicendo, mi impari questo, mi impari quest'altro, che diventa anche un po' più autonomo. Che sostanzialmente a me piace cucinare, eh. Solo che mi serve una persona paziente per tutto quanto i passaggi. Sto facendo questo livello, lo sto farsi le chiacchiere, lo sto rendendo più lungo del previsto, però ci riuscirò. Devo lanciare regali addosso al Baobao da solo. I gatti curiosi, eh. Il problema. Questi gatti curiosi. Devo attaccare con metodo. Sto attento a questi. Uno. Due. Ok, ce l'ho fatta. Addosso. Ragazzi, manca poco. Dai, dai, manca poco. Fatta. GG. Dove sono i miei GG? I miei hanno diviso. Sconfitto Babbo fa male, sì. Babbo fa male. I miei hanno diviso accesso alla cucina, tranne la mia sala. Buon anima. Era, quindi non c'è più. Potevo lasciare vicino a questo cibo, ma se era mio non lo toccava. Poi però era così gelosa che si accarezzava altri gatti e qua ci farmi viso materazzo a caso. Pure gelosimo. I gatti. E quindi come facevi? Ti faceva sempre più pipì sul materasso. All right, Christmas is safe again. Se avevi 6 gatti. 3 gatti/6. Samu ce n'ho 6. Perfect. Perfect. I better get down to business. Eh? Yup, you ought to stick to Halloween and spooky stuff. Sei qui. Sì, l'idietta non me le fa a mano, perché non voglio che perda troppo tempo, visto che la mia suocera fa l'orecchietta a mano buone. Però ci vuole tanto tempo, tanto tempo. Jack, do you really have to do this? La mia suocera cucina benissimo, Silence. Listen here, Jack Skellington. You saved me in Christmas. Mi ha salvato il Natale, ragazzi. I'm very grateful, but please promise you won't cause any more trouble. And about that suit. Non combinare altri guai, lo si da Babbo Natale. I just thought you could use a little help this year, Mr. Claus. You must be exhausted. Anche un Salem, il mio primo micione. Tutti Salem mi chiamate. Mi sembra stava anche da Sabrina Vita da Strega, il gatto Salem, nero. Yes, being Santa Claus can be tiring. But let me tell you something, Jack.
Seeing the happy faces of little children when they discover the presents I've brought them makes it all worthwhile. Year after year after year. C'era anche la serie TV, oltre il cartone. Mi ricordo la canzone. La canzone Sabrina. Magica. Sabrina. Ma come fa? Qual era quello? Anche vita una strega. Io mi guardavo tutti da ragazzi nei cartoni, Beyblade, Pokémon. Sia su Italia 1 che su Rai 2. After all, you're the face of Halloween, Mr. Jack Skellington. The Pumpkin King. Beyblade pure. Cioè io non studiavo finché infine tutti i cartoni, ma non la studio. Junior TV, no, Junior TV mi sa. No, era più recente quella. Io andavo di Bim Bum Bam solletico all'epoca. Sei più giovane. La Junior TV l'ho saltata. No, mi ricordo Super 3, mi ricordo. Super 3 qualcosina ho visto. Junior TV anni 80-90, no, ma sono proprio persa. Mi ricordo Super 3, non so se Antenna 3 è la stessa cosa. Quando stava Sonia. We must go over the plans for next Halloween. I can't do a thing without your approval. So true. Fu lei a scegliermi comunque. Taguccia veniva con la mamma, un giorno si inseparò con il primo, vorrei andare via con la mamma e i fratellini, mi abbracciò la gamba con le zampine, mi fece capire che non abbiamo mamma mia. Commozione generale qui, sai. Oh, attenzione, intanto brilla qua. Non si scherza con i libri luccicare. Oh, eccolo Dart. Bene, bene, mi fate un super SEO a Dart Elfwood, per favore, ragazzi. Chiunque sappia fare un SEO lo faccia, ok. Grazie per il saluto e c'è anche la cara Vilandra, ovviamente. Che bello che vi giocate sempre a coppia voi due. Ho capito, va? Prima era pieno di streamer da followare d'arte, prima. Sono tutti via. Abbandonato. Yeah. Anche Silence stream. Ah, 78 di Silence. Non penso che sei molto più giovane. Grazie Samu, grazie. Seguitevi. We better get going. Saluto preparazione. Che before cucinate do, stasera, Sora, cari Dart? I believe there's a friend of yours who, prego. If I recall correctly, grazie a te che mi passi a trovare. No such Dart, thing tu Santa l'hai Claus? Giocato Kingdom Hearts, non ricordo. Oh yeah. He did say that. Bravo Ryan è il nostro nuovo acquisto del Taro Team. Dart, valla a followare. Tu che sei bravo. Anzi, doppio will, follow but... con Vilandra. Il caro you know Ryan. Dart, non mi ricordo di dove sei tu. I dialoghi ormai me li sto proprio perdendo, vabbè. Era del nord, eravate cari Dart, perché l'avevi già detto 8 volte. Che a me piace sapere dove state tutti quanti, che non si sa mai che vi passo in zona. Catania, perché mi ricordavo nord? Catania, quindi perfetto, Catania, lo sai perché? Perché io ho tantissimi follower siciliani, che un giorno, se sono in Sicilia non ci vado da quando so, penso bebè, un giorno ci voglio andare a farmi tutta la Sicilia, farmi tutte le cose gastronomiche. Puglia e Sicilia sono i miei obiettivi più grandi. Puglia più fattibile essendo mia moglie pugliese. Quindi bene Dart, se ti farà piacere un giorno vorrei beccarti. Mi va di Torino, magari non ho parlato. Boh, può essere, mi ricordavo qualcosa del nord infatti. Tra natura che mi aiutate i trucchi, parrucchi e luci si fanno miracoli, è vero. È vero, i parrucchi e luci. Seguitevi. Io stesso momento sono momentaneamente in Sicilia. Ah, momentaneamente però. Mastered, momentaneamente. Caponata, penso l'ultima della stagione già sta... Ah, caponata, ok. Già sta iniziando a mancare i peperoni rossi. La caponata, se cucinata bene, la mangerei. Io non sono amante delle verdure, però se speziato, aromatizzato, lo mangerei più volentieri. Poi i peperoni mi piacciono tantissimo. Ah, era Axel? Non ho visto differenza. 13 lì hai messo. Io ci voglio andare in Sicilia, raga. Stai lavorando, quindi sei un lavoratore, diciamo che. Che ti fanno girare. Se vuoi dire il tuo lavoro, dillo, sì, ne pronti oggi. Giusto per curiosità.
Intanto i Fields qui, raga, i Fields, Fields sulla musichetta. Axel mi piace tantissimo, personaggio, i miei preferiti. Peccato che Kingdom Hearts 3 l'ha un po'... Oddio, non posso far spoiler. Attenzione, attenzione, va. No, no, verdure le mangio, l'ho imparato a mangiare, soprattutto con mia suocera. E formaggi no, formaggi diciamo quelli stagionati, eh. Non voglio sembrare viziatino, no? Un mese e mezzo, eh. Meno male, non è in palestra. You and I both miss someone we care about. Esatto. Hey, I feel like we're friends already. You're not acting very friendly. Ah, così scappa via così. Il primo cosa oscura che vede, giustamente, è andato a trovare amici suoi. La faccio buonissima, non sa neppure di verdure. E di che sa? Di cosa sa allora? No, comunque hey, no. Mi ha messo fame anche con la caponata. In realtà è una storia più lunga, ma la canzone è molto bella, ok. Vabbè, a me non conoscete la canzone, me la rivendo. Me la rivendo, che non sa neppure di verdure. Nella capotana. La capotana. Non va messo il formaggio che io sappia. Infatti è a posto. Anche perché verdure col formaggio è difficile, obvious. Giusto gli spinaci Findus con la mozzarella, okay. Quelli sono buoni. Oh, mamma mia, spinaci Findus con la mozzarella, raga. Spinaci da soli no, ma gli spinaci Findus con la mozzarella me li mangio. You and that dog came flying out of senso positivo, ok, meno male. gave us heart attacks. Meno male che in senso positivo. Abbiamo liberato anche il mondo di Halloween. La capotana, sì, un nuovo nome. Il capotaro, anche. La capotara. Sta lì, crepuscopoli. Sì, la vede, è tornata. Ci sta anche Kay di sopra. X, U. Cos'è X per V? Che cos'è Tiff? Il formaggio è riferito ad altro. Si parlava di caciocavallo. No, caciocavallo no. Raga, caciocavallo non mi piace, stagionato. Ma no, chiedo, devo andare qui o devo andare... Quello è il Re Leone, mi pare. Ma abbiamo parlato di crepuscopoli, andrei là. Mangio tutto. Ah, mangi tutto, bravo Tiff. Non come me. Capotana, TM. Vai, Darth Vilano. I villani di Kingdom Hearts mi sembrano sempre una scena tra l'alba di Naruto, è vero, i City Star Wars. È vero, è vero. È vero, sì, c'è ragione. Ci sono due Darth poi, quindi... Sounds like we've got trouble. Sì, sì. Ho fatto cosa? Sì, sì, sono. Oddio, marito e moglie. Oddio, mi sta venendo in dubbio. No, mi sa di una stupidaggine. Siete sposati? Mi sta venendo un dubbio gigantesco. Comunque, stanno insieme. Perché c'ho sto dubbio incredibile? Perché c'ho Ereve che si sta per sposare con Nori Fly. Si siamo sposati, ok, ok. Non stavo facendo figure. Dal 2020, sì, ma mi sa che già l'avevo detta sta cosa. So io che purtroppo con tutti sti follower accoppiati mi sto un po' impanicando. C'è un dolo Tundaga, lo faccio. Usiamo un sesto di energia, ce l'ho. Allegra compagnia, devo andare. Ho indugiato anche troppo, ho mille cose da fare, mi serve connessione. Vabbè, mi spiace stare manco il look. Infatti un altro SO a Silent Sound, per favore. Sperando che tornerà a streamare. Buone cose da fare, grazie per... Anche il Lurk, va bene, trucco. Stiamo facendo qualche annetto di più, vabbè, un po' come Melidietta, insomma. Un po' come Melidietta. Grazie, grazie Silence. Spero di beccarti anche su Baldur's Gate a questo punto. Lo faccio domani e dopodomani, penso, lo porto. Cavigliera notturna. Devo vedere le abilità, ecco, mi sono ricordato ora. Devo vedere le abilità. Bravi, bravi, Dart, bravissimo, come sempre squisito. Passo flash, è un attacco che sfonda le difese di un bersaglio leggermente a distanza che non ti fa abbassare la guardia. Non so che vuol dire, però sembra il... Basta spammo X e lo farà da solo. Fire più, ma non lo uso fire più, quindi no. Poverino, vediamo se possiamo mettergli qualcos'altro. Ipercura, risveglia un alleato privo di sensi. Sì, però non c'ho le cose. Fantasia, lo tolgo fantasia, emotiva. Metto ipercura che è più buono. Pippo. Oh, ecco il buon Smeriglio. Ma che fine ha fatto Pretty Mom, Smeriglio? Tu sai qualcosa? Io la devo scrivere da un po' di live e non la vedo. La mia unica moderatrice donna. Ciao ancora, Silence.
Tiff, no, aspetta che ci sta Master Red e non ha giocato il 3, Tiff. Fammelo in privato, casomai. Oh, ma c'è anche Two Faces, non l'ho visto. Mi fate un SO anche a Two Faces, per favore. Qualcuno faccia gli SO in questo canale, per favore. SO a Two Faces, a Silent Sound, a Darth Eltwood. Qualcuno non mi legge e poi dice che se uno prende VIP scompare. No, no, è perché stavo facendo l'abilità e ho visto che hanno scritto in tanti, mi stavo, ti stavo perdendo. Ma io teoricamente riesco a leggere un po' tutti ancora. Se scammo un messaggio, scrivetemelo in evidenza. Ah, non ti ha risposto, quindi mi sei proprio occupata la Momo. Prova a riscrivere, sì, dì che manca il taro. Speriamo non, niente di grave. Smerio tonto, sì, grazie Samu. L'unico che mi dà retta, Samu. Vergogna, vergogna a tutti gli altri. A voi, alla vostra mucca, alla vostra famiglia e alle vostre mucche, come direbbe qualcuno. Ma questo lo disattivo. Di nuovo, assicura che rimanga un HP anche dopo aver subito una grande bella combo. Perfetto. C'è anche ultima chance però, eh. Prima ricordo solo che devo mettere SOP e basta. Vabbè, smeriglio, tutta la pratica. Bravi, bravi, followatevi, followatevi. Siete quasi tutti streamer, tranne Master, Master Red e Smeriglio, siete quasi tutti streamer. Trita tutto, continua a stendermi, sì, trita tutto. Trita tutto. Me e Tiff. Sì, io non sapevo se stavi ancora in chat, ecco. Ah no, avevi scritto pure prima, c'è ragione Tiff, c'è ragione. Ti ho scammato. No, io devo andare nel posto dove stanno loro a, a fare gli amichetti, questo, no? Non era questo? No, ho sbagliato. È qua. No, no, scusate. Non ricordo che stava qua. Devo andare un po' più avanti. Il vicoletto. Di qua a destra. Il vicoletto, al vicolo, sì sì. No, non stanno qui, scam. La scena stava qui prima dei cari. O sbaglio. Salviamo. Come stai, Smeriglio? Grazie, grazie, va bene, te la saluto, cara Vilandra. Grazie, sempre, sempre gentile. A presto. Al treno, andiamo al treno. Corso della stazione, vivo il Monopoli. Nord, est, ovest, sud. Buona serata, su, su, su. Andiamo, andiamo, andiamo. No, Two Faces, no, gentilissimo. Dillo che stai, vuoi fare i punti per diventare moderatore. 500 punti a gratis sull'unghia. Grazie, grazie, Two Faces, gentilissimo. Oh, ma ci sta l'amico nostro. Grazie, grazie, Two Faces, gentilissimo. Sezze! Sono qui perché mi hanno detto che c'era un altro torneo Struggle organizzato nel ring di sabbia e ti saprò dire più. Andiamo a vedere. Voglio farmi un altro torneo di Struggle. Bentornati Deki. Il buon Two Faces si app- oh no raga, oh perché Light Drain raga. Raga, sta partita Light Drain. Chi sarà il prossimo a fare una partita entro 4 minuti e 16? Non mi parto un Light Drain da 40 anni. Diciamo, grazie Dart, gentilissimo. Troppo gentile veramente. È troppo buoni, non merito questa bontà. Se poi mi parto con l'EP3 mi sciolgo. E sa l'EP3 per la stessa Kingdom Hearts. Final Fantasy 5 forse, Setzer. Qualcuno mi sa dire, Setzer boss di quale Final Fantasy è. Mi pare il 5, non ci ho giocato. Vorrei un giorno giocare al 6 però. Non so se portarlo in live, so che a molti piace il 6. Anche il 10 forse dovrei portare un giorno. 9 l'ho già portato purtroppo. Ma qual è il tuo Final Fantasy preferito, Master Red? Il mio è il 9, che purtroppo ho già portato in live. L'8 è il più bello per te. È bello, è il mio secondo o terzo forse Final Fantasy 8. E lo sto portando ora. E il torneo di Struggle, dove sta? Dai dai Hype Drain, ci serve un terzo utente generoso, ma io ho pochi utenti generosi purtroppo. Solo il 6 è giocato, Dart, scandalo, scandalo! Con tutti i giochi retro che porti, dovresti portare un Final Fantasy, secondo me. O l'8 o il 9. Il 9 ti consiglio. Come sta facendo Yuri di quelli del magma.
Mi piace di più sono 7, 6, 8, 10. Cosa? No, non parte, non par... Grazie, Lucrezia, però non parte con te, c'è cioè, il terzo utente. Grazie, hai creato l'abbonamento, Lucrezia. Io non sono generoso, sono troppo generoso, veramente. Andiamo a trovare il caro, il 7 per Tifa. Beh, Tifa Zack si chiama, normale che è il 7. Sei generoso, ufficialmente, potrò sparare le 420. Però mi serve una terza persona per l'Hype Train. Tu mi sai che avrai lo stem grazie a questa cosa, se qualcuno lo fa partire, però non partirà purtroppo. Comunque grazie ancora, tu fai sei gentilissimo. Scusa Master, dove sta Final Fantasy 9? Non mi far triggerare. Non l'hai giocato, spero. Per quello non l'hai messo in classifica. Hai messo persino il 15. Dov'è il 9? Dov'è il torno di Struggle soprattutto? No, serve un altro. Serve una terza persona che o regala 100 bits, o regala un abbonamento, o si fa l'abbonamento. Ok, non l'hai ancora giocato. Sei perdonato, il 9 è stupendo. È stupendo il 9. E rip, niente. Comunque era tornato i Deki. Che dici Deki? Come è andata la riunione? Scusami se non ti ho dato retta. È stato l'abbonamento subito dopo. Non hai tempo di moderare, ma già lo ero. No vabbè, veramente tu fai, tu passi più di metà dei miei moderatori, quindi se poco poco mi vuoi fare da moderatore, non c'è problema. C'è dei moderatori che non passano per mesi, infatti perderanno. Eccolo, mamma Ryan. Grazie, grazie Ryan, gentilissimo. Sono andato ad aprire il portafoglio, grazie. Grazie Hype Train, ragazzi. Godetevi l'Hype Train, chi vuole si prenda lo stemma. Anzi, controlliamo chi c'ha lo stemma, aspettate. Grazie, grazie. Allora, gli stemmi per ora ce l'hanno Ryan con i 100 bit e l'abbonamento nessuno. Povero Tufesis, non gli ha dato lo stemma neanche a Dart. Grazie Deki, grazie. Chi vuole prendersi il Live 3, ragazzi, questo è il momento, perché non l'avrò per altri mesi e mesi. Per cui approfittate ora. Per ora solo Ryan ti salvo io, grazie Ryan, gentilissimo. Me l'ho capito subito che eri un grande follower, fin da quando ci siamo... Cioè, follower, prima. Fin da quando ti ho conosciuto stamattina. Avevo capito le tue potenzialità. È quello che ricordo degli segni di Black Mage. Che bello che le live di Kingdom Hearts mi fanno ripagare lo stesso gioco, vedi? Buone pulizie, depone. Partita, grazie per l'abbonamento regalo. Sì, a tu pensi sta fatto. Inutilmente vi si mettono la prima. 3.009, bastano altri 1.000 e poi fare richiesta di diventare moderatore, caro tu pensi, che io accetto la prossima. No, lo fa ho sbagliato la fusione. Tra l'altro ho giocato secoli fa a Final Fantasy 8 quando andavo alle superiori, simulatore, sono più per i GDR occidentali. Siete piaciuto Chrono Trigger? Come fanno a amarti Final Fantasy? E poi il 9 è veramente bello, anche l'8. Però l'8 c'ha delle cose che devi capire bene a livello di gameplay. Spamma magie. Ah, dicevi con l'altra turbo, vabbè, me è andata. Non c'è di via. Aia. Spamma un po' di magie perché devo fare energia più che altro. Aia! Energia. Aspetta, poverino. Tu devi morire però, mi hai stufato. Che sta facendo in aria questo? Fate. Ancora un altro. No, basta. Però forse lo devo fare perché sennò passo una ringhia di sabbia. Lo devo comunque fare sto pezzo, mi sa. E Life Train, ci sono ancora 2 minuti e 37 per chi vuole partecipare a Life Train, soprattutto prendere lo stemma. Spam magie. L'8 mi piace perché ambientazione magica, mai strutturate gli altri. Guarda l'ambientazione magica del 9. Che vabbè, tra personaggi intrighi, basta. Ad accenderlo, maledetti, sì. Lo godrai nelle mie run. Nella mia run, caro Master. Ottenere un altro stemma? In che senso? Quale stemma intendi? Adesso tu ci avrai. Se nessuno fa nient'altro, ce l'avrai tu lo stemma. Lo so che è qui il ring di sabbia. Questo sto a fronte a questo. Vedete se sblocca qualcosa. Ciao, Angelo. Mi fate un esso al caro Angelo, per favore? Come stai, Angelo? E spammi il mio nome. Vado a aiutare la consorte con le faccende. Grazie, grazie Dart ancora. Grazie, grazie mille. Andate a seguire il caro Dart e il caro Angelo si gioca. Grazie Delux, sei tornato. Sì, infatti. Certo ti deve piacere Final Fantasy 9.
Sì, sì, funziona così. Hai visto, Derek? Avresti mai detto un hype train? Sono stati generosi i nostri ragazzi, ovviamente, guarda. Però solo beccherà, solo... Two Faces... No, devi prendere abbonamento, non lascia perdere, è stata di una cavolata. Costa troppo abbonamento, i bittini costano di meno, però ormai non posso farglielo rubare al buon Ryan. Un po' di corsa solo. Hai fatto le corse o hai finito a correre? Bravo Dart. Beh, mi raccomando, ricambia Angelo a buon Dart, un grande streamer. Bravo Sam, anche il buon Sam, mi raccomando. Qua sto morendo. Ma come si fa, signore mio? Bravi, seguite. Va bene, Darux. E chi manca più? Angelo l'hai seguito già, no? Grazie. Tutti gli streamer palesati, Ryan pure l'hai seguito, mi pare. Two Faces l'hai seguito? Niente. Perché mi fai ricominciare da qua? Bravi. Anche Ryan è nuovo streamer del Taro Team, Angelo, mi raccomando, ma lascia il followino. Sta finendo l'hype train. Che dice questo? Sto invecchiando, dicendo che mi serve un po' d'aiuto. Per fare cosa? Devo fare pulizia? Mi regala qualcosa questo? È andato. Complimenti, Ryan è l'unico nuovo... capotreno. Complimenti, Ryan. Mi spiace per Two Faces, che ha dato due abbonamenti, però non li ha scammati, mi sa. Perché dopo l'hype train. Però era stupidaggine, prima era subito. Yeah. Mazza. Ci conosciamo da meno di 10 ore. È già diventato capotreno nel mio canale, Ryan. Complimenti. Si figuri. Non era scontata una cosa qua. Anzi, direi che è commovente. Ok, questo è proprio un pezzo che devo fare, perché a livello di trama, quindi devo battere in forza quello. Ma ho detto così, ma magari ai prossimi live parte un altro hype train e se lo perde. Ti ricordi quando Rob ha detto che se Foggi vediamo se è stata forte più, se l'avrebbe arrestato, ecco, è successo. Andiamo a trovare Roberto Mario, il mio moderatore in prigione. Turbo, usiamo subito la turbo stavolta. Valore! Guarda che bello questo fusione valore. Maxi, non prima si mangia lì. Lo sto così tanto speedrunnando, sto dando merci, che sto morendo un sacco di volte, devo dire, anche perché metto a leggere la chat. Allora, Final Fantasy XV purtroppo l'ho iniziato in un periodo che poi ho smesso di giocare per un periodo, quindi mi è rimasto a metà. Certo, no, non mi è assolutamente piaciuto come gli altri Final Fantasy, magari se non si chiama Final Fantasy è meglio. E no, quindi non me lo so goduto, e ce l'ho ancora, quindi magari un giorno potrei pure portarlo, effettivamente. Non l'ho giocato. Cioè, l'ho giocato tipo una decina di ore, non me lo so goduto. Tu, Master, te lo guarderesti, anche se l'hai messo in fondo alla classifica, se lo portassi. L'8 e il 9, sì, assolutamente, il 10 posso anche mettere. Il 7 non l'ho giocato in tarda età, quindi non me lo so goduto, devo dire, il 10. Oh, mi sta ammazzando questo. No. Scusate, fammi un attimo ammazzare questo, perché... Ok, ha letto tutto. Sì, grazie. Paverino a curarsi da solo è bravissimo, però a me non mi piace pensare. Comunque vi ringrazio ancora per l'hype train, mi fate sentire quasi un vero streamer. Almeno Ryan non l'ha pensato. Ah, questi posso usare. Posso usare questi casi qua. Oh. Arma dei quelli. Mamma mia, che okay. Batte io da questi. Addosso. Paverino, vuoi cura a me ogni tanto una vita tua? Oh, signor Yuri, appena scammato un hype train, è partito l'hype train, il buon ti racconto una storia molto bella, caro Yuri. Prima però voglio ammazzare questi. L'amicizia tra me e Ryan, anche il buon Master Red Sin. Allora, scusatemi, fatemi un SO
a quelli del magma, che è il buon Yuri. Siamo due canali praticamente amici barra alleati, e voglio portargli più follower possibili, anche lui vi ricambierà tranquillamente. Nape Drain, sì sì, c'è stato, e Ryan è l'unico che ha preso lo stemma. Andate a seguire quelli del magma, per favore. Sta portando Final Fantasy 9, Mastered, so non te lo vuoi spoilerare, che è l'unico Final Fantasy che non hai giocato, però valla a seguire. Io l'ho messo in classifica perché è uno dei pochi ai quali ho giocato, perché mi è piaciuto il modo in cui si distanzia il gameplay, classico di FF, anche se è un po' macchinoso certe volte. Sì, è macchinoso, Final Fantasy 15. Chissà se un giorno porterò per mancanza di giochi, ma lo porto, perché sono curioso di come procedeva effettivamente. Grazie Tiff, andiamo a seguire quelli del magma tutti perché sto giocando Final Fantasy 9, quindi Tiff vai, Ryan vai, Smerigliodonte vai. Oggi farà almeno 3-4 follower Yuri. By the way, have you seen a man named Axel? Ah, fatemi leggere, il 16 non l'ho proprio comprato, anche perché non è uscito ancora, non c'ho la Play 5 ancora. E l'interesse è basso comunque. Is he with the organization too? Yes. You have an affront? Not a very organized organization. Un'organizzazione non molto organizzata. Don't let your guard down. Axel will stop at nothing. Ah, davvero è possibile morire addirittura. In effetti non mi sembra che sono morto un po'. Gee, thanks for looking out for us, mister. But I'm sure we can take care of ourselves just fine. Glad to hear it. Giustamente devo taggare se pezzo so io, sì. It would break our hearts to hear something happen to you. Hearts? Bravo, you Smeriglio, Smeriglio, bravo. Bella, beccate questa paperino, poi non c'è più un cuore. Bam. But we remember what it was like. Tra le fiamme prosciutte con sua bellissima. Mi date 50 punti a Master at the Scene per questa battuta per fuori. Punto esclamativo add. Well, fare i moderatori tipo quelli del magma. Lo sai come si fa? Punto esclamativo add. Nome dell'utente, 50 punti. 50. Let's jump in after. I'm not sure, but maybe he'll lead us to the organization's world. Questo è Sykes. Don't be reckless. Do you want to end up like Riku? Voglio leggere un minimo di lore della trama. Grazie, bravo Yuri, tu sì. Tu sì. Hey, capisci? Wait. Ah, aspetta però, Master. What did he mean? End up like Daddy? Ah, senza chiocciola, bravo, senza chiocciola, sì. Riku. Sì, l'ho fatto già il questionario fiscale, ma non è niente di che, eh. Preoccupante, ma niente di che a livello di richiesta. No, 200 è il totale che ha ora. Infatti devo cambiare un po' il comando per farlo capire bene. No, è 200 è il totale che c'ha. Tranquillo. No, perché 100 punti è appena followato e 50 lurcando. Quindi andate a seguire il buon quelli del mago, mi raccomando. E volevo raccontarti una breve storia, ma prima voglio finire sto dialogo. Riku. Caro Yuri, che te ti commuovono le. Ti commuovono le storie dei follower nuovi. Hold it. Tra l'altro mi manca il buon disco oggi, anche se veniva a doppiare, ma. Spai, ancora non è arrivato. Thanks, but we don't really need it. Non ci serve. Grazie Gegida, grazie. Fate un SO a Gegida sperando che tornastro in mare, per favore. Spero stai bene, cara Gegida. Viva Kingdom Hearts. Oh, Sora. Pence, right? Do you know a girl named Disc ha detto che forse Kyrie? Oggi era libero, però si è realizzato il forse. I sure do. Then you better come to the station. Grazie Yuri. Scusate, mi metto la sveglia, regà, perché verso le 7:10 devo finire la live. Metto un attimo la sveglia. Che mi arrivano oggi, ho ospiti a cena. Il mio testimone di nozze oggi a cena. Non è commovente? Non ti commuove? A voi? Salviamo il caro Disc. Sì, sì, ma ha detto lui che forse veniva a doppiare, però. Un attimo solo. Eccoci. È venuta Lidietta. No, ha detto Disc che forse anche se stava dai suoi riusciva a venire anche con la connessione indecente a doppiare, però non ce l'ha fatta. Parliamo. Svelto, va a piazza della stazione e là potremmo parlare di Kairi. Ma non dovevamo fare il torneo di Struggle qua. Da ieri comunque Twitch funziona mezzo. Ieri sera verso l'altro, sì, lo so. L'ho letto, ha scritto Yuri sta cosa. Sì, mi capisci. Hai colto Safer di sorpresa. Ma vuoi venire a doppiare, Yuri, in questa ultima mezz'ora di tempo? Vuoi venire a aiutarmi nel doppiaggio, a parlare un po' con me in live?
La digerisco questa sconfitta. Tieni il tuo trofeo per ora, ma me lo riprenderò presto. Vabbè. Questi qua non li faccio manco perché me distruggono. Però penso. Ah, devo andare alla stazione. Dove passo? Ah, ti stavo dicendo, Yuri, che praticamente stamattina girovagando su Twitch ho beccato un ragazzo su Baldur's Gate 3, che è il buon Ryan con cui vi siete followati. E mi è piaciuto subito, è un bravo ragazzo rispetto ad altri che vado a trovare e non mi degnano de uno sguardo. Tra l'altro è di Taranto come mia moglie, quindi ancora di più. Ah, ciao Samu, andate a seguire il caro Samu per favore pure. SOSO a Samu per favore. Subito. Dove sono i miei moderatori? Andate a fare l'SO a Sam. Prego, prego, no, ci sta Yuri. Almeno Yuri c'è. Col mio martello, sì. In realtà volevo usare il gong, ho sbagliato tasto. Devo andare alla stazione, con cui sto parlando. Charlie, inutilmente. Si sente bene il martelletto, Yuri? Sei soddisfatto di come lo uso? E quindi Ryan poi mi ha fatto anche il ride oggi pomeriggio e insomma gli sto dando un po' di follower pure a lui. Sì sì, ok, grazie Diff. Il problema è le anche. Si muove un po' strano in effetti. E invece oggi su Kingdom Hearts mi ha followato il buon Mastered, cioè i stessi gusti miei, ma non ha giocato a Final Fantasy 9. Spero ci giocherà e lo guarderà da te magari. Sì, sì, l'hai conosciuto, l'hai appena seguito. Almeno così hai scritto 2 secondi fa. Hey! O intendi Mastered. Hey, so how do you guys know Kairi? Puoi conoscere Kairi, Yuri? Sì, sì, vabbè, è normale. E praticamente mo abbiamo fatto, è partito l'hype train Kairi tra Two Faces, really Dark Earthwood. Yeah. E il buon Ryan con 100 bit si è infilato e si è preso dallo stemma. Scam invece per Two Faces, perché non l'ha considerato pre-hype train le sue donazioni. Ciao Keiko. Ma tutti quanti mi lasciano l'ultimo. Grazie, grazie. Mi fate un SO alla cara Keiko, che dirà no, non serve, mi fate l'SO. Grazie Keiko, grazie per il lurchino, gentilissimo. Fate un SO alla cara Keiko, andiamo a seguire. Parte tutte avventure grafiche molto belle. Tra cui The Walking Dead. You've got a lot of guts jumping right into the darkness like that. Grazie Yuri. Non serve. Tanto Axel Chad arriva. Così. No, non portare via Kairi Tsugi. Sì, che serve. A me ci piacciono gli SO. Lasciami. Questa è proprio. Meno male che ci sta Pluto a proteggerla, meno male. L'ha seguita. Niente, non riusciamo a andarla a trovare a questa. Kairi. Flashback. Grazie, grazie. So grazie, grazie, sono attrezzati. E allora lascio questi. Bravo Ryan, vai, seguitevi. Anche Keiko te lo lascia il follow se ti legge. Eh no, Momo è mezzo sparito da 3-4 giorni, infatti mo gli devo scrivere. Bravi, 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 bravi. That was close. E anche se Smeriodonte, che è colui che lo sente di più, non da un po' che non la sente, quindi è un po' preoccupato in effetti. Poi così io ti scrivo, io non so, ecco, l'ultima volta che ho scritto, eccola qua. Non mi scordo, l'ho iscritto a mamma. Ciuf ciuf. Ah, l'hai preso! Two Faces, l'hai preso allora. Meno male. Anche lui ha preso lo stem. Perché infatti aveva regalato l'abbonamento. Ha fatto lui l'abbonamento e l'ha regalato, quindi. Tornano. Sora, are you okay? Sì, che torna. Huh? What? Grazie. Beh, Keiko, tu aiuti me e io aiuto te. Con qualche follower in più. No, lo so che non lo fai per l'SO, ma porti comunque anche bei contenuti, mi faccio un piacere. So contento perché non lo diceva OBS che diventavi capotreno, ma era giusto così. Quindi Two Faces e Ryan sono i miei capotreni.
Tra l'altro Two-Face si piacerebbe anche come moderatore, direi, quindi spero che arrivi a 5.000 punti. A quanto stai ora? Ciao, ciao, gara, grazie. Anche Two-Face stream, seguitevi, take, Two-Face. No, il Locke ha capito quali sono i criteri. Mancano solo 1.000 punti a Two-Face per diventare moderatore. Lo vuoi, Yuri? Two-Face è il nostro moderatore. A new road is open. Non sto assolutamente guardando niente di questo gioco. Vabbè, non male che l'ho già giocato. Che dicevo? Ah, come funziona il capotreno? Il capotreno, praticamente, intanto l'hype train parte se almeno 3 persone regalano abbonamenti o minimo 100 bit. E poi tra questi diventeranno capotreni, quelli che donano più bittini o hanno dato più abbonamenti o regalo. Come è successo a me e Malefico al canale di quelli del magma. Infatti sono capotreno là. Questo mi sa che è buono, sto Giblet. Fusione limite, buono. Oh, Manu Monte, come stai, caro? Facciamo un caro SO al buon Manu Monte, bravissimo streamer. Come stai, Manu? SO a Manu Monte, seguite, seguitelo e lui ricambia volentieri. Perché lui è un altro che cercatore di validi streamer. SO, SO. SO, non devi salutare. SO devi fare, Yuri. Mi ti ho insegnato a salutare. Tanto qui sto perdendo tutta la trama. Ma so se Taro ho il top di tip e lo devo abbandonare la mod. Non so, Taro. Eh beh, ci vuole ancora un po' codice il VIP. Fammi salutare. No, non devi essere educato. Bravo Ryan. Bravo Ryan, il nostro nuovo streamer del Taro team. Anche Ryan stream. Questo io che grandi streamer vengono a trovare. Come stai? Ecco, parlo di grandi stream. C'è anche il buon Guido. SO, SO. SO anche il caro Guido. Lo stolto di Axel. Tu non ti dirà di me la dell'amicizia. Guido, sempre più tardi arrivi. Le 6:30. No, le 6:51. Male. Trying so hard to retrieve what he has lost. Sarebbe spoiler dire cosa ha perso Axel. Lo vedremo nel 358 fratto 2 dei prossimi video. Okay. Io non ho mai giocato un Ratchet, però Manu Monte. Attenzione. Oh, Vanaxel, ma hai cambiato il nome? Ti chiamai Vanaxel 87 stamattina? Come stai, caro? Tante volte streammi? Hai cambiato il nome da stamattina a oggi? Il re Enrico, e ora ho perso di nuovo anche Kairi. L'hai chiamato come Vanessa al streamer cui fa la moderazione, immagino stream, ok. Benvenuto, benvenuto caro, stamattina ci siamo. In realtà ti ho già visto con un sacco di parti. Poi Vanaxel! Ah, ma forse sei un giocatore di Kingdom Hearts, Vanaxel, perché Axel. Ah, è tua moglie! Hai capito! Commovente sta cosa, beh anche io sono sposato, però mia moglie non mi importa niente del streamer, purtroppo. Quindi incoraggi tua moglie a fare streamer, bravo, bravo, così si fa. Oh, qua vado in sciopero, quanti SO? Non c'è l'SO. Allora, comunque Taro mi consideri streamer quando sono un idiota che ci va. Ma tu mi stai un sacco di rispetto, tu fai, sì, sì. Dove è finito Guido nel frattempo? Dopo buonasera è sparito. Ratchet forse lo devo cominciare a giocare proprio, Manu Monte, se me lo consiglia. Mi dica da quale Ratchet dovrei iniziare, Manu Monte, a giocare. Ero FK che mi sono perso, sono rimasto alla cutscene in cui Sora scopre che Kari esiste ancora, che manco stavo seguendo. Niente, abbiamo liberato anche quel mondo. Hanno parlato di Axel male dietro, quindi l'organizzazione. Quella live per il gioco, non ti preoccupare, ma anzi mi fa piacere che ti consideri di aver perso qualcosa in FK. Poi stiamo fatto SO a tanti streamer, che un'altra volta ci provo a supportarla, bravo, bravo, è commovente che il marito supporta la moglie, cosa che non posso dire nel mio caso. ho giocato solo da reboot 2016 e quindi posso iniziare dal 2016, ma i primi che so, Play 2. Lo so, non ho mai giocato alla saga, vediamo se riesco a recuperarla, mi devo informare un po'. Ma sono parecchio platform, a me i platform purtroppo sono troppo tediosi, se sono facili sì, ma se sono tediosi come Crash Bandicoot no. Tra un po' cosa, PS1 mi sa, PS1 addirittura, Play 2 tutti. Dice Play 2 Ryan, chi tu la retta, Play 2. Il Red Duke l'ho perso no, anche Kairi. Come non è tedioso, Crash Team Racing bellissimo l'ho giocato, anche Crash Bash, regà, Crash Bash è tanta roba, oh.
È un gioco fantastico. Perché non hanno fatto il remake di Crash Bash, ragazzi? Mai così platform. In che senso mai così platform? Ma non sarei triste. Mamma, quei gioconi, regà. Giogoni proprio. Crash Bash, regà. Quello devono fare remake, no? Quella cosa che stanno a fare, no? Che manco giocherò, penso. Jack and Dexter. Non l'ho giocato manco quello, so che piace comunque anche quello. Raga, quanti giochi devo giocare? Oh, Pedrino ha proprio ragione. Tu sei la chiave che collega tutto. Sì, tu sei l'essere supremo della saga. Sì, Ryan ha detto che farà speedrun su Crash Team Racing, quindi andatelo a seguire. La signora di Messina. Ho giocato Spiro. Spiro l'ho giocato un po', ma non mi ricordo nulla. Il platform, raga, io sono un po' odio e quasi basta. Però magari in live con voi potrei provarli. Non è quel che... perché comunque poi puoi anche fermarti, parlare con la chat come sto facendo adesso. Ah, Ratchet ha pochissimo platform, è uno shooter strano in terza persona, ma che figo, dovresti provarlo, eh. Ha giocato Spiro, è salvabile, esatto. Lo so, il problema è che io ho paura di non giocarli bene e non darvi passione nella live. Quando un gioco non è nelle mie corde... Vabbè, forse vi piacerà vederlo giocato male da me, Però non vorrei che fosse poi tedioso da voi da guardare. No, Tombi, raga, Tombi ci ha giocato, raga, Tombi è bellissimo. Se fanno il remake dei One, quello lo porto sicuro, Tombi. Quello è il tipo di gioco che mi piace, perché è un po' orientale. E Master, io gioco soprattutto JRPG, come è ben visto, e avventure grafiche, soprattutto punta e clicca o a scelte. Lo rifaranno in remaster, finalmente. Sì, Tombi, raga, lo porto sicuro, tranquilli. Non è quel che andiamo, comporti con naturalezza li troveremo sicuramente. Vuol dire comportati con naturalezza e li troveremo sicuramente. Ma che incoraggiamento è? Proprio così. Thanks, guys. Anche quelli del magma? Ah, lo porterai? Perfetto. Lo porteremo insieme. No, ma tu lo vuoi portare proprio nel canale tuo, mi sa. Altrimenti lo vuoi portare con me, Yuri, lo sai. Oh no! Hai detto non potevi venire in vocale oggi, però. Non mi sono ricordato. No, la forza oscura è a volte un'oscurità. Io lo so che porto un po' di generi particolari che non piacciono a tutti, però spero che seguite per lo streamer e non per i generi. Sono variedi ma non troppo. Oh, raga, mi sono fatto cominciare a portare Metal Gear Solid 1, che non avevo mai giocato in vita mia. L'ho giocato carino, ma non giocherò mai più altri Metal Gear, perché purtroppo gli stealth, raga, io soffro gli stealth, non ce la faccio. Mi dispiace, gli stealth sono un gioco, gli shooter, gli stealth sono giochi che non riesco a giocare. Signore mio, lo so, ho capito, ma magari guardarlo da altri sì, però giocarlo io mi sento male. Ecco Vapula, S.O. Vapulone, ragazzi, seguitelo, Ryan, Yuri già lo segue. Quelli del mago, andate a seguire quelli del mago. Qui puoi fare gli S.O. Vapula, sei contento? Una cosa non esclude l'altra, anche Final Fantasy 8 l'abbiamo portato, esatto. Io penso di aver giocato principalmente RPG, Platform, Adventure, Survival Horror, non li gioco gli horror. Picchiaduro l'ho giocato all'epoca, non in live. Se porti già questi in questa cerchia, mi attenzione a prescindere. Quindi RPG, Adventure, li gioco, Master Red, a posto. Io ancora vedrò di giocarmi la Master Collection di Metal Gear, immagino. Ah, manco io sono negato però per quel genere di dialogo ad Alex, esatto. Cioè Yuri fa giocare nei suoi live il moderatore e lui commenta. Questo è fantastico, fa pure io sta cosa. Magari i giochi non mi piacciono a me, li faccio giocare a qualcun altro. Li faccio il commentatore. Mancava, sì, l'avevamo fatto adesso a Yuri. Da seguire anche Papulone, per favore. GG, cosa? Sì, si è notato, Karim Lurk. Anzi, grazie, sei rimasto il lurk. Ok, intanto salviamo un attimo. Allora, ragazzi, c'ho ancora 10 minuti abbondanti. Andiamo a vedere l'inizio del rione e poi vi saluto perché avrò ospiti. Sì, è bravo Alex, è simpatico. Però non mi ha ancora followato Alex, se non sbaglio. Non vorrei dire una stupidaggine. Mi pare che non mi ha followato. Ma che farma? Andiamo direttamente al prossimo livello. Ah, no, devo andare ad Aladdin ancora, altro che il rione. Ancora mi devo fare Aladdin. Ah, Gummiship devo fare, calmo. Lo picchio. No, aspetta, ti devo confermare perché non vorrei aver dato un'informazione sbagliata. Però mo ti confermo se Alex mi ha seguito o meno. Se mi ha seguito mi è venuto a trovare.
Aspetta, Alex, vediamo un po'. Miliardi di Alex. No, no, Vietful Alex non mi ha mai seguito. Io l'ho seguito. Sto andando anche andare nella sua live. Però capisco che se. O pensa di avermi già followato, o comunque sa che non. Non gli sto sulle corde, mica possiamo obbligarlo. Prepara il fucile e spara. Alex, torna dalle ferie e followami, per favore. Sono 3 giorni che giro. Che senso? Ah, su Marbles. Ma ti piace così tanto il gioco? Perché devi farmare su Marbles? Per avere nuovi livelli di favola. Aspettate, mi stanno scrivendo l'udio. Intanto. Ah, mi ha risposto Monica, poi gli rispondo. Rispondo a Monica. Certo che possiamo obbligarlo. tu sei capace a obbligare i moderatori che non sono capaci. Ma sì, faccio fare tanti SO. Babula gira sempre, sì. Gira live, gira i pallini. Quanto il sopporto queste fasi. Mi tocca farle. Sì, sì. Vai, lo so. Spesi in vai, sì. Ah no, non vieni addosso a me. No. Via. Fagli le manacce la mia aeronave. La musichetta è carina, però potevano anche renderla skippabile. Quindi. Sì, infatti. Mi sono nascosto, mi sono complicato. Nascosto in che senso? Non ce l'ho, spara. Però me lo faccio dare dai due, la favola, se ti può far piacere, così quando vieni qua spari pure tu. Mi piace lo spara di Yuri perché non è quelli pote forti e fa ridere, eh? Non tipo di spara comando. C'è uno che viene per la prima volta nel mio canale, eh? Oppure comunque viene la prima volta a vedere Kingdom Hearts e vede sta roba, che devi pensare? È un gioco del genere. E qui c'è un tipo, c'è. Buona cena caro, io pure infatti tra un po' dovrò andare a cenare. E spero veramente. Ti viene il vippo, sì. Spero veramente di beccarti, Master. Domani mattina e cioè il fine settimana mattina vado su Baldur's Gate 3. Quindi a quanto ho capito ti piace, quindi spero di beccarti questo libro. O comunque in generale. Già le 7, sì. Facciamo un bel caso questo minigioco. Di asso che quello del primo di Gamechip era carino, sì. Questo sembra un altro gioco, questa musica, infatti. Grazie, sì, no, senza obbligato, nel senso, spero, ecco, che sarai ancora mio follower quando sarai libero, mi beccherai, ecco, quello mi preme di più, perché magari ci sono tanti follower che vengono in horde e poi spariscono, invece tu mi sembri uno di quelli, ok, poi mi follow quasi su Kingdom Hearts, insomma, non è un gioco qualsiasi. A presto, allora, buona cena, caro Master, grazie ancora per il follow e per la compagnia e per le chiacchiere. Play, cos'è il comando play? Non esiste. Lo so, Yuri. Soprattutto. Però, diciamo, un follower su Kingdom Hearts, sai che gli piace il genere di giochi che porti, quindi ti rimane. Ma un Rocket League lo porti una volta, poi non lo porti più, non ti verrà quasi mai in live, se non per salutare un attimino. Come fa un po'. Anzi, a te Jimmy il pazzo dei Fall Guys ti viene perché sia un po'. Gli piace come stream, quindi. Però magari non gli piacciono quei giochi, quindi viene e dice che brutto sto gioco, non farti Fall Guys. Tra l'altro mi ha followato pure a me, però ancora non è passato, che giustamente si vitalizzano di più, sì. Io preferisco un follower su Kingdom Hearts che 100 su Minecraft, perché è più sicuro che passa ancora il follower di Kingdom Hearts o di Final Fantasy 8, come Vabula ad esempio, che i 100 di Minecraft. Esatto, Monomonte, questo l'ho capito, infatti a mie spese ho portato per quasi un anno, penso, tanti multiplayer, per un discorso anche di follower, comunque mi piacevano pure un pochino, però veramente non ti passano manco per sbaglio sugli altri giochi. Io becca uno alla Blazing Spade, il mio migliore, no, niente.
Sicuro, Riff, ho letto solo mobile. Mi devo informare. È vero, Ryan. Però tutti quei nuovi follower andranno quasi più nelle altre live. Non so se tu lo sperimenti, sta cosa. Sì, per lamentarsi, sì, vai. Sì, vai. Chi è? Dove? Quando? Chi? Cosa? Dove? Babula. Tanto questi affidano le lame mentre ne parliamo tranquillamente. Ci scordiamo sempre che siamo in posti pericolosi. Stanno streamando i tuoi amici? I Final Fantasy 7, boh. E no, mi informo, dai. Lo vorrei portare, in realtà. Se c'è la possibilità. Cavalcando l'onda dell'entusiasmo. Felice, felice di Zack. Tip Zack, fai punti schematico punti perché vuoi vedere quanti punti c'hai, che tu da un po' che intanto vieni. Magari stai andando verso il vippaggio, stai andando e non lo sai. E sono di Papulone. Fa 700 punti, non male. Io ho troppo pochi follower e potrei dirti sì che contro me. Guarda, se a Baldur's Gate non vengono mai altri giochi, vedrai che so come ti dico io. Infine, sì. Kiff, solo 2,70, non ci credo, Kiff. Ti si è bloccato in quel periodo di Stream Elements, secondo me. Ahimè, sì. Ma siamo esperienza, Ryan, sì. Punto e ruolo. Eh sì, pochino, pensavo un po' di più, Tiff, almeno 500. Ma sì, ma non ti sta spoilerando niente. Anche perché la trama è così complicata che... grazie, grazie Manu, grazie. Tu non guardare, comunque se ne senti mi basta. Tanto sto manco commentando il gioco. Buonasera, Auror. Infatti un SO ad Auror, l'ho andato a seguire. Auror, c'è il buon Ryan, che è un nuovo streamer che abbiamo conosciuto, seguilo, anche Babula, quelli del Magma, seguitemi, seguitemi, seguitemi. Manu Monte 91, se non lo conosci, ma di fama è uno dei più famosi in giro. Oh, non ce la saremmo cavata senza aiuto di Iago, ovviamente. E di sti punti ingannatori, sì. Vabbè, vabbè, in caso a Tiff glielo daremo prima il vippaggio dei 3000 punti. Auror, quanti punti c'hai tu? A proposito. Sì, quelli del mago sta ancora carissimo amico, ma è finta, è finta. Bravi, bravi, bravi. Quanti follow hai fatto in questa live, Ryan? Per curiosità. Come stai, Auror? Come stai andando su Persona 5? Che mi interessa molto. No, quelli sei punti canali con le bandierine, Auror, non ti sbagliare. Punto esclamativo, punti devi fare, che sono quegli stream elements. Perché quelli le bandierine sono sprecabili, purtroppo. Sembra che ti siamo debitori, Iago. Pensa un po', debitori con Iago, sono a posto. È già mod da 4 canali, vabbè, diventi almeno VIP se non vuoi farmi da moderatore. Se non vuoi farmi da moderatore non ti preoccupare. Che follower. 725, vabbè, non male. Si va verso i 1000. Non forte non ti chiede, capito? C'ho pochi comandi. Capito? Dov'è Aladdin? Followage, sì, mi sa followage vuole fare. Lo metto da palazzo. Solo 10? Solo 10 follower ho mandato! Followate Ryan, se passate di più, se passate. Bravi, bravi, 11 per Auror. Bravi, bravi, bravi. Seguite il buon Auror che è tanto simpatico.